A Pergola tornano i grandi eventi. È questo il titolo della conferenza di presentazione delle iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nel centro storico e zone limitrofe di uno dei borghi più belli d'Italia dell'entroterra marchigiano. Pergola, con i suoi 5.800 abitanti, vuole tornare ad essere al centro dell'attenzione, affermano il nuovo sindaco Diego Sabatucci e l'assessore agli eventi e turismo Antonio Baldelli. Siamo stati eletti a giugno 2024 e da subito abbiamo lavorato a quelli che sono i grandi eventi della nostra città, pianificando e programmandoli sia nel 2024 che nel 2025. Questo è fondamentale per dare rilancio agli eventi legati alla nostra città, all'enogastronomia, al turismo. Uno dei punti fondamentali, appunto, del nostro programma elettorale è lo sviluppo turistico della città, ed è proprio per questo che va programmato ogni singolo evento, anche per il futuro. Patria del tartufo, del vino, ma anche dei bronzi dorati, la città di Pergola torna a rivivere con gli eventi clou che negli anni precedenti l'hanno contraddistinta, a partire dal 5, 6, 13 e 20 ottobre, con il ritorno della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e dei prodotti tipici, arricchita da diverse iniziative tra concerti e personaggi importanti, il coinvolgimento dell'associazione Slow Food e la presenza del treno storico con partenza ad Ancona e tappa a Fabriano e Sassoferrato e arrivo a Pergola. Poi, a dicembre, il tradizionale appuntamento natalizio con la cioccovisciola di Natale, in programma il 6, 7 e 8 dicembre. La presentazione degli eventi è stata anche l'occasione per parlare già delle manifestazioni del 2025. La nuova amministrazione comunale vuole riportare a Pergola i grandi eventi. Lo fa promuovendo questi eventi con il climb delle 3S, sapori autentici, storia millenaria, sensazioni indimenticabili. Per il 2025 abbiamo importanti novità, come nei mesi di maggio e giugno stiamo lavorando insieme ad importanti giornalisti dell'enogastronomia per realizzare un evento legato ai vini di qualità, locali, nazionali e internazionali, un evento che vedrà il vino declinato secondo un aspetto tutto particolare. Quell'estate 2025 vedrà anche il ritorno della Notte Verde. Per quanto riguarda il periodo estivo, il 22 agosto ritornerà la storica rievocazione dell'arrivo a Pergola delle spoglie dei santi patroni Secondo, Agabio e Giustina. Poi stiamo organizzando assieme ad alcuni docenti universitari un appuntamento tutto particolare che si svolgerà durante l'estate pergolese, un momento di incontro, e sarà una rassegna nazionale che vedrà la presenza di donne e uomini della scienza, della cultura, del giornalismo e della politica che si confronteranno, che saranno intervistati da un giornalista.